Salve a tutti amici carissimi, ben ritrovati. Oggi vi porto sempre nella mia città, noi siamo qui nel centro storico, in via Regina Isabella. Cosa vi faccio vedere quest'oggi? Ecco, alle mie spalle c'è un bellissimo palazzo. Sulla facciata troviamo una lapide commemorativa dedicata proprio a Giuseppe Candido in occasione del centenario della sua nascita, voluta da suo nipote Gennaro Candido. Ma chi era Giuseppe Candido? Giuseppe Candido era un religioso ma anche uno scienziato. Lui compì i suoi studi nel pregevole collegio dei Gesuiti, collegio San Giuseppe, che era proprio retto dai Gesuiti stessi, e lui lì iniziò i primi passi nell'amare la matematica e la fisica. Poi si laureò all'Università di Napoli e, una volta ritornato a Lecce, aprì proprio qui, nel suo palazzo, dove lui nacque, una scuola prestigiosa. Ma cos'è che inventò particolarmente Giuseppe Candido? Un sistema sincronizzato di quattro orologi. Cioè, questi quattro orologi suonavano contemporaneamente ed erano dislocati in quattro punti della città. Uno sul sedile, un altro sulla prefettura, Convitto Palmieri, ospedale dello Spirito Santo. Lui prese anche un importante premio perché partecipò a un concorso internazionale a Parigi. Quindi diciamo una figura particolare e importante della nostra città. Ora vi saluto prossimamente in un altro dei miei video che parlerò della città di Lecce. Un abbraccio e a presto!